Grazie Eccellenza, qualche considerazione su questo progetto di legge? Credo che sia doverosa, se non altro appunto per i contenuti, per il tema che affronta. E credo che il momento della sua presentazione, differentemente da quanto indicato, è quello più corretto che potesse esserci, perché siamo e saremo di fronte ad una consultazione popolare che, nel caso in cui venga accolta, richiederà un'elaborazione da parte dell'Aula consigliare. Quindi, come sappiamo, quando un referendum propositivo non è che va a abrogare qualcosa, l'Aula consigliare deve essere conseguente con l'esito di quel referendum, e quindi un dibattito e una formulazione sui temi affrontati saranno indispensabili, nel caso ovviamente il referendum abbia un esito positivo. Certo, l'approvazione di questa legge potrebbe o avrebbe potuto, non so se ci sono ancora i tempi, evitare il passaggio referendario, in quanto accoglie alcune delle indicazioni, ma oltre a quelle introduce una serie di principi e di questioni che spesso sono rimosse dal dibattito politico in questo Paese. A mio avviso, non discutere, non parlare, non affrontare di tematiche che comunque esistono non è un modo per risolvere quelle questioni, quelle problematiche, ma è anzi il contrario. Significa aumentare l'interesse, o aumentare comunque il manifestarsi di situazioni che si vuole in qualche maniera negare esistano. Io credo che la politica debba farsi carico di tutti i temi che sono di interesse pubblico, anche quando questi temi sono divisivi, anche quando sono così delicati, anche quando sono così fortemente radicati anche nelle convinzioni etiche di ciascuno di noi che facciamo parte di quest'Aula consigliare, e quindi che esprimiamo all'interno di quest'Aula, e lo facciamo anche in rappresentanza di coloro che votandoci ci hanno delegati a venire all'interno di quest'Aula, delle posizioni che sono anche etiche, che sono anche religiose, che sono anche legate a un trascorso, a una cultura di appartenenza. Ecco, però, ripeto, questi temi sono temi esistenti. C'è all'interno del progetto di legge l'inserimento di una serie di situazioni che oggi sono così nel limbo: la possibilità di utilizzare l'epidurale piuttosto che il riconoscimento dell'endometriosi, piuttosto che la necessità di seguire a livello psicologico la madre durante il parto, dopo il parto o in caso di interruzione di gravidanza, i diritti e le tutele delle madri nel momento in cui decidano di percorrere questa strada. Ecco, ridurre la questione a una necessità di mettere a bandierina non fa onore all'intelligenza di chi manifesta questa posizione. Io credo che questo tema, come tutti i temi più divisivi, debbano essere affrontati dall'Aula consigliare. E credo che questo progetto di legge, che è stato presentato dal gruppo consigliare Rete, insomma, ma che ha visto l'elaborazione sulla base di partenza dei progetti di legge già depositati, possa essere sicuramente un termine di discussione utile anche per il dibattito che ci sarà in fase di confronto per la campagna referendaria. Spesso, e fa parte un po' anche dei criteri della vita sociale, vivere in una società significa avere un patto sociale, significa che c'è una limitazione degli istinti, delle libertà che al di fuori da un contesto sociale possono essere manifestati. Limitare queste emotività, queste sensibilità, queste istintualità, perché noi stiamo dicendo da una parte che dobbiamo tutelare la vita sempre e comunque, e io insomma sfido chiunque a sostenere il contrario, dall'altra però
non ci poniamo mai il carico delle conseguenze, non ci poniamo mai il carico del fatto che una nascita significa un contesto familiare, significa che non tutte le persone necessariamente sono psicologicamente pronte ad affrontare delle situazioni delicate, gravi, difficili. E quindi si deve tener conto di questo anche a tutela del nascituro, delle famiglie, dei contesti. Ecco, dicevo che rimuovere queste tematiche dal dibattito politico, magari aspettandosi che sia il popolo attraverso delle iniziative a togliere, diciamo, i problemi, equivale a rimuovere un qualche cosa che, un po' come succede a livello psicologico, torna. Non è assolutamente vero che rimuovere o non discutere di tematiche significhi averle risolte. Significa semplicemente che se noi non diamo, ad esempio, un'educazione sessuale adeguata, senza freni, senza vincoli,